Le Dolomiti, le montagne rosa, sono pietre o sono nuvole? Sono vere oppure è un sogno? Tra i boschi di queste montagne si nasconde uno dei cuochi più importanti d'Italia, Norbert Niederkofler, chef del ristorante Rosa Alpina a San Cassiano in Val Badia. Lo vado a cercare. Norbert ha viaggiato molto e i viaggi hanno ispirato la sua cucina. Non dimentica però la sua origine altoatesina, utilizzando prodotti locali che lui ama scegliere direttamente. Ha vinto diversi premi e dal 2006 il suo ristorante ha 2 stelle Michelin. Per Norbert, i piatti semplici sono sempre i migliori, ma allo stesso tempo i più difficili da realizzare. Nelle sue ricette non si trovano mai più di 4 o 5 ingredienti, perché dice: le nostre papille gustative non possono percepirne di più. E allora perché infastidire il palato con menù elaborati da infiniti elementi? Scendendo da un elicottero mi sento come Robert Duvall in Apocalypse Now. Adoro odore dello speck di prima mattina. Nei boschi dolomitici mi posso fidare solo di una guida del posto. Scusi, signore! Scusi! Salve, buongiorno. Senta, io sto cercando Norbert Niederkofler. Conosce quello della Rosa Alpina, Sant'Uberto? Sì. E so che da queste parti a ricercare il pino muco. Pino muco? Pino? Mugo. Ah, no, muco. Mugo. Ah. E dove si trova? Dove lo posso trovare? L'ho visto, sì, però devi prenderti le ciaspole. Me le può prestare queste? Piedino, Cenerentola, prova le scarpe. Il tragitto per trovare Norbert sembra lungo, molto lungo. Ma quanto lontano sto pino mugo? Vedi quel bosco in lontananza lì? Sì, ok. Mi raccomando, hai un po' di camminate da fare, non demordere. E lo trovo là. Ecco, è di là che sta cercando il pino mugo. Senti, consiglio con le ciaspole per andare su, peso a monte o a valle? Peso centrale. Peso centrale. Un po' di movimento. Un po' di movimento sulle ginocchia. Un po' di movimento sulle ginocchia, ondulatorio. Un po' con i bastoncini. E vado su, E vai su. Va bene. Attenta all'ussus ladini, ladinicum. È un orso o è un uomo? È un orso. Ciao, ciao Bruno, grazie, Auf Wiedersehen. Peso a monte o a valle? Sarà che arriva. Ciao, ciao Michela. Tutte le mattine tu vieni qua a cercare il pino mugo? No, tutte le mattine no, lo facciamo ogni tanto e poi ciao. Come stai? Bene, va bene? Bene, sì, una fatica venite a trovare. Una bella ciasporata. Ciao Michela, buongiorno. Niccolò. Buongiorno. Lo conosco Niccolò. Non lo conosco. Allora, sai come ho inventato questo risotto al pino mugo? No. Che ho preso una volta una curva un po' larga mentre sciavo, sono atterrato in mezzo in un cespuglio di questi qua. Avevo tutti gli aghi in bocca. Che buono questo sapore qua di pino. Veramente? Sì, veramente è nato così. Non è vero, dai! È vero, è vero. Prendi il risotto, prendiamo gli aghi, poi dopo li tritiamo, li mescoliamo col burro, lo congeliamo e poi lo frulliamo da congelato, perché è molto importante, perché se tu lo frulli da caldo, salute, se tu lo frulli da caldo,
diventa amaro. Adesso il periodo non è tanto, non è così. Scusate, sono allergica al pino muco. Il pino muco mi procura il muco. Adesso Norbert, io sto tutta la giornata con te. Andiamo a fare la spesa, cuciniamo, mi porti nella tua cucina, mi presenti la tua briata e mi fai anche da mangiare. Fantastico, allora partiamo, dai, via. Ti aiuto a portare il pino muggo. Oppala, grazie. Ah, ecco qua, grazie. Se ti vede la forestale, Io non ti, io non ti conosco. Ah, va bene. Norbert chi? Michela chi? Nicolò chi? Sempre più in alto! When the day begins, don't forget the night. Who's just finished? Don't forget the day. Well, just live it. When the day begins, don't forget the night. When the day. Per la spesa del suo ristorante, Norbert ha diversi fornitori. Alcuni di questi vengono direttamente al ristorante. È il caso del fruttivendolo di oggi, dove sceglie le verdure con il suo sous chef. Oggi abbiamo degli agretti, poi abbiamo dei datterini, belli freschi. Perfetto. Carciofi toscani, molto teneri. Adesso comincia a arrivare un po' di verdura fresca, di stagione. Abbiamo anche dei bruscandoli. Ci sono ancora per il risotto. Abbiamo un po' di burro, c'è ancora. Di burro, però ne prendiamo un po' di freschi da saltare. Oh, yeah. Sopra, mettiamo sopra. Bellissimi, sì. Ottimo. Due mazzi? Due mazzetti. Ok, sì. Va bene. Prego, prego. Se vuoi anche dell'anetto fresco. Non so se... Ce n'è, chef. Ce n'è intanto? Sì, sì. Ce n'è. Poi ora casomai veniamo più avanti. Ancora bello. Poi Ivan, lui arriva 3 volte col camion. Possiamo ordinare praticamente 6 giorni la settimana della frutta, così noi vediamo cosa c'è sul mercato ogni tanto, perché sennò alla fine, se tu compri tutto via internet o via telefono, allora diventi come un cavallo di corsa, che hai solo queste cose che compri, non prendi più nient'altro. Però è strano che di solito l'insalata e la frutta è più buona d'inverno che d'estate. Ma è così, eh? È così normale. Ma è anche più bella. L'odore di quei San Marzano. Sì. No, hai visto che San Marzano? Eh? Anche per i San Marzano. L'ho visto, ma profumo. È impressionante, siamo a febbre. No. L'ufficio, sai che è il più organizzato che abbia mai visto finora? Il mio? Sì. Ma questo qua è il... Fa vedere un po', allora. È praticamente la base della cucina della Rosa Alpina, con tutto... Tutto, qua c'è tutto, no. Qua c'è tutto, sì. C'è tutto il catering, c'è tutto il... conti da saldare, questo mi piace. Qui c'è la giacca della Ducati, che mi ha fatto la presentazione della Ducati con Valentino Rossi. E chi te l'ha firmata? La settimana scorsa, Ducati e Valentino Rossi, poi tutti i cuochi che c'erano. Che erano... Chi gli ha preparato Valentino? A Valentino ha fatto noi un risotto, i colori della Ducati, rosso e bianco, un risotto con le rape rosse e con le mozzarelline di caprino. Qual è stato l'evento più importante per il quale hai cucinato? Ma ci sono tanti, sono tanti eventi. Matrimonio? Però... Ma matrimonio avevo fatto un po' di tempo fa, uno per la famiglia degli Swarovski, quelli che fanno le pietre, vicino a Innsbruck, una bellissima, perché era proprio un tendone, sai, di quelli del circo, che era del 1920, proprio quei tendoni bellissimi, e lì hanno montato questo tendone in mezzo ai prati e hanno fatto il matrimonio per 200 persone, bellissimo. Nicolò si occupa degli eventi esterni, come per esempio la Chef Cup, un incontro informale tra chef per parlare delle nuove tendenze in cucina. Tenere sotto controllo 45 chef di tutto il mondo, coordinare i menù e vedere di metterli praticamente tutti assieme è una cosa impossibile. Sì. L'idea della Chef Cup è di portare insieme dei chef di tutta l'Europa ormai, anzi del mondo, perché quest'anno c'era perfino un peruano, di fare proprio un gruppo, di stare insieme, di divertirsi,
Poi abbiamo diverse cene, facciamo il secondo, cioè il terzo giorno facciamo sempre una cena di galà che viene venduta al pubblico e quello va tutto quello che viene ricavato viene dato in beneficenza. Quest'anno era per la Fondazione Rava, per Haiti. Mi è venuta in mente una richiesta. Io ho visto le ragazze con le divise ed è un mio sogno indossare quella divisa perché la trovo estremamente erotica. Wow! Posso? Ce l'hai una tu puoi. Mi cambio, via gli scarponi per delle ballerine. Norbert e la sua brigata mi devono fare la giusta accoglienza. Qui abbiamo una variazione di fegato grasso, cioè praticamente con la terrina, con il canolo, con la crème brûlée e con una tartara di scampi. E qui abbiamo di solito un piatto con la carne, però questo qui viene fatto vegetariano. C'è una terrina di topinambur, che è la radice del girasole, sì. E abbiamo anche del melograno e un po' di tartufo nero. Di solito viene servito col mangio biologico, sì, però questo qui è un cliente che è vegetariano. Ok, quando ti rovinano i piatti? No? Incazzo. Vero? Sì. Dici perché? Ordini sei vegetariano? No, quello non è un problema. Ah, no, okay. No, quello non è un problema. No, questo rispettiamo tanto i desideri dei clienti, rispettiamo tantissimo i desideri dei bambini. E cosa vogliono i bambini? La cotoletta? La cotoletta, però anche la cotoletta fatta in una maniera giusta, è una cosa molto molto buona. E come è fatta in una maniera giusta? Ma questa è proprio la ricetta che posso rifare a casa. Tiro fuori la mia telecamera. Facciamo la Wiener Schnitzel classica. La Wiener Schnitzel che noi chiamiamo invece la? Milanese. La milanese, la cotoletta. Lì, Austria e Milano stanno ancora litigando chi l'ha inventata. Chi l'ha inventata? Non lo so. La cosa importante della Wiener Schnitzel è che prendi carne di vitello che poi viene battuta fine e poi viene impanata con farina, uova e pane grattugiato. Deve essere cotta nel burro chiarificato. E cos'è il burro chiarificato? Cioè prendi del burro, lo metti in una pentola e lo fai riscaldare, lo porti quasi a cottura per tirare fuori praticamente tutto il latticino che c'è dentro. Per cui è molto importante che si versa l'olio sempre sopra per ottenere una cottura uniforme da tutte e due le parti. Guarda che bella! Bella croccante! Bella croccante! E poi si va avanti dall'altra parte come così. Il segreto praticamente è sempre di trovarla col burro. Quindi questa piace a grandi e piccini. E non c'è niente di meglio di una buona cotoletta milanese. Vedete? E così deve essere. Adesso si fa asciugare un po' e assieme facciamo un po' di patate. Abbiamo delle patate cotte, spicchi di patate che poi vengono saltati in padella. Il segreto che facciamo noi è che la carne non viene salata prima, come facciamo con quasi tutte le cotture. E questo perché? Perché se tu metti il sale prima, tiri fuori l'acqua della carne. E l'acqua, cioè il succo della carne, e la carne diventa stopposa e asciutta. E poi prima di servire, mettiamo un po' di sale grosso. Quindi un altro segreto è sempre salare la carne alla fine. Poi aggiungiamo delle patate, la bella Wiener Schnitzel, voilà, pronto un piatto che piace a tutti. Senti, come funziona qua l'organizzazione? Chi cucina per sé, cucina per tre. Allora, la cucina qui è una cucina molto classica. Abbiamo qui dietro la pasticceria, abbiamo il responsabile Andrea, che lui fa tutto il pane,
tutto il pane per Sant'Uberto lo facciamo in casa, viene fatto tutto col madrelievito, tutte le praline, tutti i gelati vengono fatti in casa. Abbiamo qui da questa andiamo parte dietro, qui abbiamo la parte della cucina fredda, in garmanger, e qui facciamo tutti i saluti della cucina, tutte le terrine, tutto il pesce, tutta la marinatura del pesce, il freddo, il freddo viene fatto qua. Okay. Poi abbiamo qui da questa parte tutta la parte dell'entremetier, che sono contorni, paste, risotti, zuppe. Sì. Qui abbiamo rimesso una vecchia stufa a legna. Ah, qua proprio ciocchi di legna, eh? Poi ciocchi di legna, sì. Proprio per fare le cotture del risotto e le cotture della polenta. Poi andiamo da questa parte qua. E qui abbiamo tutta la parte pesce e carne. Tutta la base classica delle salse. Cioè, per ogni prodotto facciamo la salsa, per vitello, per maialino, per agnello. E quanti siete in tutto qua dentro? Allora, in tutto siamo in 10. In 10. Di tutti questi ragazzi, chi è che sta con te da più tempo? Nicola, che sta qui da... Nicola? 19 stagioni, però lui ci lascia adesso e fa la sua avventura. Dove vai, Nicola? Nelle vicinanze. Dove in... va? No, vai in un ristorante qui in vicinanza, però un passo importante per lui, perché è la prima esperienza proprio da chef. Ed è giusto così, è per quello che ha fatto un grandissimo lavoro qua. Ti mancherà? Grande. Sicuramente che manca. Certo. E mi ha detto i cuochi che è diventato famoso? Dei miei? Ma si sono tutti ritirati, perché hanno detto lavorare troppo con un chef così come quello lì è... ti rovina la vita. Per quello... Uno è andato all'asilo, che ha fatto insegnante all'asilo, uno è andato dai pompieri, l'altro ha fatto Croce Bianca. E... hanno cambiato mestiere. E uno ancora in giro che non sa cosa fare, fra i boschi che cerca ancora il pino mugo. Ma tu quando controlli il piatto, cosa fai? Il problema è che se tu cucini come lui tutta la serata risotti, dopo un po' di tempo si chiude il palato e non senti più niente. Per quello facciamo il controllo qua e io in una serata ne bevo 2 litri di tè. Solo per pulire le palate. Ah, il tè si beve per pulire le palate? Io, a me piace moltissimo il tè alla menta, e il tè alla menta ti pulisce la bocca. Mi dicevi, quando è che inizia la stagione vostra? La stagione nostra comincia verso fine novembre, facciamo Sant'Ambrogio e poi andiamo avanti fino a Pasqua. Ma il menù quando è che lo cambiate? Il menù lo cambiamo 2 o 3 volte la stagione. Poi abbiamo spesso delle cose extra, se troviamo qualcosa sul mercato, magari di carne o di pesce, così di cose extra, oppure se c'è un contadino che ci porta qualcosa, lo facciamo, poi io vado al cliente e glielo propongo. Allora adesso portate il vasoio più grande e più pesante, così facciamo una prova. Scusate, anche questo. Anche questo. E adesso andiamo, maialino e cervo. Dopo maialino e cervo andiamo, maialino, agnello, piccione e una ravioli. Eccolo, tavolo 10, sedia. Va bene. Fino a che mi brucerai. Sei bello, 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 bello. Dai, tavolo 8. Sì, c'è. Sono innamorata. Solamente di te. Assolutamente. Tu non hai che me. Non lo sai. Servizio è ridotto ma impeccabile. Beh, a furia di girare per ristoranti stellati. Ti aspetto fino a quando ti deciderai. Tra poco andremo a trovare Norbert nella sua casa in Valaurina. Vado a trovare Norbert a casa sua, dove ci sono il figlio e la moglie. Ciao! Ciao!
Ciao. Ciao, e questo chi è questo piccolino? Questo è il signor Thomas. Il signor Thomas? Sì. Ciao, Mr. Thomas. Signor Thomas. Ciao, signor Thomas. Ciao, come va? Ciao. Scusa. Ciao, Michela. Ciao Michela. Come va? Bene. Preparando sì. Il tovolino. Fai colazione con noi? Ah, certo. Sì. Lascio qua, eh. Watch out, the world's behind you. Amore, ciao Titorino. Vai, quanto sei bello, ma quanto sei bella, sei tutta la mamma, tutta la mamma. Sì, grazie. Tu sei nato proprio qua? Sono proprio qua, qui 20 metri più in su. E cosa facevano i tuoi? Ma noi avevamo un negozio e una pensione, che era proprio tutta questa zona qua. E niente, c'era la mamma che ha fatto il negozio e il papà che ha cucinato. Quindi tu non potevi fare altro? No, non potevo fare altro. Quindi hai deciso da subito di fare il cuoco? No, quello no. Ho fatto prima un po' di anni di gare di sci, poi ho fatto la scuola commerciale e poi ho deciso di fare la scuola alberghiera e diventare poi cuoco. Io sono andato via a 19 anni, ho lasciato l'Alto Adige completamente, ho detto no, basta, io voglio uscire, voglio fare qualcos'altro, altre esperienze, e ho fatto quasi 16 anni all'estero. 16 anni? Sì. E dove sei stato questi 16 anni? Ma io ero sempre, cioè sono sempre tornato, però ho fatto Germania, Svizzera, Inghilterra, tanto Stati Uniti e un po' in giro. Queste valli qui sono bellissime, però erano troppo strette. Ma in questi 16 anni hai lavorato sempre come cuoco? O? Sempre come cuoco. Ah. E quando ti sei incontrato con Cristina? Ma noi ci conosciamo già da tanto tempo, da 15 anni quasi ormai. Ma state insieme da 15 anni? No, da 3 anni. 3 anni, sì. Adesso. Tu cosa fai, Cristina? Io faccio l'attrice di teatro e lavoro un po' per la radio, faccio diverse cose, moderazione, però tutto in tedesco, non in italiano. E a casa chi cucina? Lei. Dai. Mm-hmm. Tu cosa preferisci cucinare? Ma a me piace tutto, basta che si parte da una materia prima ottima. No. Oh, mi mancano così piccoli, mi piace troppo. Thomas è uguale a Norbert da piccolo. Norbert mi fa vedere le sue foto. Ho fatto la scuola alberghiera in Germania. Ma in realtà i cuochi dove imparano a cucinare? Stanno in giro. Cioè quello che impari... Però quello tu cucini a Dio, 16 anni in giro. Io sono tornato in Alta Badia per il castello. E poi c'era Paolo che mi ha detto, sai dai vieni da noi perché noi vorremmo diventare re le Chateau, vogliamo fare questo. E non ci abbiamo... Ci criticano la cucina. Poi con la signora, con sua moglie, con la Daniela, lei è austriaca, per quello Daniela Steiner, infatti, e con lei è nato questo ristorante e lei, essendo austriaca, è nato anche col nome Sanctubertus. E perché Ubertus? Sanctubertus è il patrone dei cacciatori, per quello abbiamo tutti i trofei di caccia dentro e per quello... Tutte le corna. Tu le chiami corna, altri li chiamano trofei di caccia. Tu le stelle quando le hai prese, la prima o la seconda? Allora, la prima stella l'abbiamo presa nel 2000. E lì era una cosa molto bella per noi perché io ho preso il Rosa Alpina quando era praticamente pizzeria. La conversazione prosegue di fronte alla sua collezione di libri di cucina. Eccoli qua, tutti i tuoi libri di cucina? No, è una parte, tutto ne ho sui 1200 di libri. Prima è un valore per me pazzesco perché sono veramente delle opere bellissime, poi... Per me lo ricorda la mia vita. E questo? Questo qui è di un cuoco australiano che attualmente è uno dei miei libri preferiti, che è veramente bellissimo perché soprattutto se vedi la natura nei piatti, se vedi qua come sono belli e puliti, e questo è anche il sistema di cucina che a me piace tantissimo. Norbert mi dà una notizia, mi dice che sta scrivendo anche lui un libro. Ecco, cosa tratterà questo nuovo libro? Allora, questo qui tratta sui quattro elementi, terra, fuoco, acqua e aria, natura. È pazzesco perché io se vedo la mia vita, c'era questo periodo che è passato anche in quella riserva degli indiani, con i coyote,
mi ha ripreso tante volte, anche adesso che vedo queste cose qua, che è il rispetto per la natura. Secondo me è meglio che ci diamo da fare e torniamo lì. Ci spieghi questa esperienza degli Hopi? Gli Hopi sono una tribù di indiani che sono probabilmente quelli più tradizionalisti. Dicono che loro e il Tibet sono quelli che tengono in equilibrio il mondo e hanno fatto delle, come si dice, delle cose che si dice per il futuro, delle previsioni. Delle previsioni. Loro hanno, dicono come il mondo cambia. E tu hai vissuto lì tra gli Hopi? Io ho vissuto lì, sì. Quanto tempo? Un mese e mezzo. Un'esperienza fondamentale, perché lì veramente torni alla base. È la base, la natura. È come dicono gli indiani, Mother Nature. E questo è il bello. Questa esperienza lì, vivere con gli indiani, questa qui, c'è praticamente tutta una vita che mi segue. Cioè, forse mi dimentico, forse cosa, però dopo un certo tempo ritorna. E magari quando sei fuori nei boschi, che veramente cerchi qualcosa, cerchi delle erbette, cerchi del binomugo, cerchi dei funghi, lì vedi cos'è la natura e lì vedi cosa, se c'hai rispetto per la natura, cosa ti dà. Vabbè, partiamo anche noi adesso per un viaggio, piccolo viaggio. Andiamo, piccolo viaggio, andiamo. In rifugio, dai. Incontriamo gli amici di Norbert, tra cui Romolo Notaris, uno scalatore che ha fatto numerosi 8.000 metri. E mica bruscolini. Tu sei andato a camminare con lui spesso? Io ho camminato con lui. Con lui di più. Noi abbiamo fatto un viaggio insieme. Dove siete stati assieme? A Napoli. A Nepal. Siamo stati in Himalaya, in Nepal, nella valle dell'Everest, abbiamo fatto 4 colli di 6.000 metri, molto belli. Come si è comportato lui a camminare? In forma? Quel cuoco lì? No, quando è venuto andava bene, era in piena forma, devo dire che si è comportato molto bene. Ci ha fatto mangiare male. Però ha camminato bene. Però si è comportato bene. Hanno camminato talmente tanto, Sherpa, hanno portato tutta la nostra roba. E poi io ho fatto il ganzo e oggi vi cucino io, sì sì. Un'ora di cottura per un risotto, tutti affamati, tutti cose lì, vedevi fuori dalla tenda tutti che erano lì, cose, e io che non sapevo più cosa dovevo fare. Cosa ha fatto sul risotto? Beh, lui non è abituato a fare il risotto. A fare i risotti a 5.000 metri. I risotti a 5.000 metri, gli spaghetti si fanno con la padella a pressione. Con la pentola a pressione, per esempio, gli spaghetti vengono come in riva al mare, bisogna dire. Bisogna avere un po' di tecnica, che lui purtroppo non conosceva ancora. Assolutamente sì. Adesso facciamoci un bel piatto tipico dell'Alta Badia. Abbiamo, appunto, antipasto di pesce, spaghetti alle vongole. Ma poi Michela, ci facciamo spaghetti all'astice. Questa qui era una zona di mare. È una zona di mare. E un po' di ostriche. È una zona di mare, perché con tutti i fossili che sono in giro qua. No, aspetta, più una zona di mare, le Dolomiti le ha create il mare. Infatti, per quello è una zona infatti di mare. Questo è. E poi è come se fossimo su un fondale marino adesso qua. Ma siamo ritornati alla natura. Ma tu vieni spesso a mangiare qua? Si diverte. Ma io quando ho tempo sì, vengo qua, però scio poco. Non c'ho tempo, poi se c'ho tempo vado spesso a fare fondo, però se no sono qua o giro un po' i rifugi, è bello. Quale rifugio è nata l'esperienza dolomitici? E spieghiamo bene cosa sono questi dolomitici. Ma i dolomitici sono i tre praticamente. Tre alberghi della valle, cioè non, ci sono tre alberghi della valle, che l'Hotel La Perla con Michiel Costa, poi il Chiosa Salaris con Stefan Wieser, poi c'è il Rosa Alpina con Ugo Piccinini. L'idea è nata così perché anni fa c'era sempre molta concorrenza tra di noi ristoranti per quello. E un giorno ho detto, ma Ugo Cristo, facciamo una riunione da qualche parte e ci mettiamo d'accordo, perché non è possibile che noi se fai i calcoli, sono tre ristoranti, che erano all'epoca, erano già tutti tre stellati, tre ristoranti stellati, con tutti e tre 35-40 posti, sono 120 posti in valle, la valle c'ha 18.000 posti letto, noi tre dobbiamo litigare. E poi siamo andati su nella baita di Ugo Piccinini, della Rosa Alpina, abbiamo fatto prima un po' di rifornimento,
di belle bottiglie di vino, e poi lì dopo, mi sa, la sesta o la settima bottiglia ci siamo messi d'accordo. Così proprio? Così proprio così. Così è nato, sono nati i Dolomitici. Adesso facciamo spesso delle cose insieme, che è una cosa molto bella, e devo dire che probabilmente questa era la carta più vincente che avevamo giocato negli ultimi anni della Valbadia. Questa è una cosa che si impara anche in montagna, che solo se stai insieme, che ci si aiuta, mano, si aiuta, certo. Puoi andare avanti. Senti Norbert, vogliamo organizzare un pranzo dolomitico? Chiamalo facile. Ci penso io. Va bene. Faccio io gli inviti. Va bene. Tu sei già invitato. Grazie. Adesso vado a chiamare Michele Costa, il Perla, poi vado da Wieser, alla Siriola, loro convocano i loro cuochi e organizziamo per domani. Fantastico. Vabbè, bisogna scegliere il menù, ci vediamo magari da Michil questa sera. Ok. Così decidiamo chi fa cosa. Perfetto. Allora, tutti invitati. Cin cin. Cin cin. Grazie. Trovo il secondo chef dolomitico in cucina e mi obbliga ad indossare la toque. Ah, ti devo dare una cosa. Ah, cosa? È un regalo. Una fetta di spec? Era un cappello. Vabbè, vabbè, ma contento anche del cappello, preferivo lo spec. Ma... anche lo spec, dopo ti darò anche lo spec. Ma lo spec ormai è difficilissimo a trovare qua. È abbastanza. Adesso noi ci stiamo organizzando perché abbiamo trovato per fortuna un contadino. Che stonaccioio, non mi entra. Stai benissimo. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. Fabio Cucchelli, prima di arrivare a San Cassiano, si è formato nelle più prestigiose cucine del mondo e ha passato un lungo periodo in America, lavorando nei ristoranti della West Coast. Ho avuto il grande piacere di lavorare con Thomas Keller. Personalmente è uno degli chef, per quanto mi riguarda, a livello mondiale, uno dei più bravi. Allora, dai, vediamo questo antipasto. Questo qua praticamente è lo stuzzichino che diamo questa sera. Cos'è questo? Allora, questa qua è una salsa al nero di seppia che viene cotto con un fondo di scalogno per 25 minuti e sfumato col vino bianco e poi viene frullato. Questa qua è una fogliolina di radicchietto di campo. Questo qui è un uovo di quaglia al vapore. Ha questa forma qua perché viene cotto dentro uno stampino quadrato, no, rettangolare. Rettangolare, ok? E questo qua è un sifone dove dentro abbiamo una spuma al formaggio. Che formaggio è? Questo qua è caprino, formaggio caprino. E questo cos'è invece? Questa qui è una cialdina ai funghi porcini. E poi ci mettiamo una goccia di olio al basilico. Ecco. E questo è lo stuzzico che andremo a presentare stasera ai nostri clienti. Buonissimo. Bene. Io ho una missione. Del tipo? Hai presenti i Dolomitici? Sì. Ok, noi adesso dobbiamo organizzare un pranzo dolomitico. Volentieri. Missione compiuta. Bene. Pam, 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 pam. Ci vediamo domani. Volentieri. Ciao. Ciao Michela, grazie. Ciao, buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao. Siamo a posto noi? Possiamo iniziare a prepararci per il servizio, no? È pronto per il picnic dei nostri cuochi dolomitici. A tra poco!
signori, potete ora dare un'occhiata dentro l'anima del ristorante, che è la nostra cucina? E vedete questo gioco di luci e gioco di laser che sta per rappresentare la tecnologia utilizzata in cucina oggigiorno? E sembra tutto un po' magico, e ci accompagna proprio il flauto magico di Mozart. Questo spettacolo è organizzato ogni sera al ristorante di Michiel. Per incontrare Arturo Spicocchi, una stella Michelin, mi devo dunque vestire in maniera adeguata. Buonasera Michela. Come stai? Benissimo, tu? Bene, bene. Come va? Ma Spicocchi non fa nessun commento. Sì, siamo pronti per il servizio di questa sera. Arturo Spicocchi, di Ascoli Piceno, ha 42 anni e da 15 è lo chef del ristorante La Stua di Michiel. La sua è una cucina legata prevalentemente a prodotti tipici altoatesini, però ha portato anche qualcosa della sua terra d'origine, come le olive ascolane e la ventricina. Arturo, io sto organizzando il picnic dei Dolomitici, di cui tu fai parte. Saresti disposto a cucinare domani, a organizzarlo? Beh, certo, ovviamente. Allora, ci sarebbe una riunione con gli altri due cuochi. Ancora niente sul mio vestito. Vedete, decidete chi fa cosa, ok? Ancora niente sul mio vestito. Alla fine lo forziamo a dire qualcosa. La vedo in ottima forma e vestita tirolese. Deludente. I nostri cuochi si riuniscono per decidere il menù del grande evento, insieme al padrone del Rosa Alpina. Facciamo a sorteggio chi fa cosa, ti pasto primo, secondo, dessert. Il menù, quanto dici tu? Allora tu fai il dolce. Il dolce sei mai. Direi ti pasto il primo, secondo e il dolce, okay. Tutti e tre un dolce. Perfetto. Ci andano in terrazza, no? Sì. Allora potremmo l'aperitivo, qualcosa di antipasto. Ok. Possiamo, lo faccio io. Scrivo? Scrivi. Allora, poi facciamo subito il primo. Primo? Sì. Cosa vuoi fare? Pasta, riso? Ma facciamo il risotto. Sì. Facciamo il risotto col graukese, è una cosa molto molto tipica. Ok. Il secondo lo vuoi fare tu o lo facciamo fare lui che è di casa, così è più... Forse è lui meglio che faccia il secondo che in casa, no? Dai, faccio il secondo, facciamo lombo di capriolo, qualcosa di selvaggina locale. Ok. Sì, Udolce. Ma un canederlo, un torta di saraceno, papavero, una linzer. Ma forse è meglio la linzer. Linzer? Sì. Facciamo una linzer rivisitata. Per quante persone dobbiamo preparare? Una quindicina. Una quindicina. Sì, 12-15. Ascolta, riguardo il vino. Il vino penso che Stefano abbia già qualche idea su cosa, sui produttori, sul tipo di vino. Lui aspettava il menù per abbinare il vino al piatto. Ah, ok. Poi casomai adesso glielo facciamo avere. Glielo fai avere tu, Norbert? Sì. Ok. Ci sono tutti all'hotel Casa Salares per assaggiare le prelibatezze degli chef Michiel Costa, Stefan Wieser, Romolo Notaris e anche il mio amico Tiberio Timperi. E finalmente arriva anche Norbert. Norbert! Gli ultimi saranno i primi! Il pranzo comincia con gli antipasti di Cucchelli. Allora, buongiorno, qui abbiamo un orzotto con una crema di carote e un gamberone scottato, un gnocco ladino con un prosciutto crudo di Sant'Ilario, una polentina tenera con dei porcini e parmigiano reggiano e una crocchetta di riso su una passatina di pomodoro. Grazie. Il primo invece
invece lo prepara Norbert in una cucina all'aperto. Ci sono meno 5 gradi. Beh, vediamo questo risotto. Cosa hai fatto? Ci hai messo un po' di olio? Ho fatto un piatto, un risotto con una cosa tipica della Valbadia, col Grauchese. Formaggio grigio. Formaggio grigio, giusto. Abbiamo fatto un risotto con la cipolla bianca, brasata. Sì. Adesso finiamo il risotto e sopra poi mettiamo un po' di schiuma di Grauchese, di formaggio grigio, e un po' di erba cipollina tagliata e un po' di buccia di pane. Tutti gli ingredienti tipici di qua. Fantastico, fantastico. E quanto dura la cottura? Un'ora come in Nepal o un po' meno? Allora, a Napoli dura 18 minuti, in Nepal un'ora e a San Cassiano 20 minuti circa. Ecco. Io la prossima volta ho deciso che mi sposerò un cuoco. È molto importante capire questa cosa, che solo un cuoco può far felice una donna. Guarda queste mani qua, guardali. Che bello, senti che caldo vuoi. Che c'è il feeling per la cottura giusta. Ora vado a curiosare in cucina per il secondo. È bello vedere gli altri lavorare. Cosa stai preparando? Questa è una centrifuga di rape rosse. Poi abbiamo un'insalatina di rape. Questa? Sì. Condita con l'aceto di mele. Qui abbiamo un involtino di pasta cataifi con dei kraut. Pasta cataifi. È una pasta particolare. Che non è la pasta filo. No, non è la pasta filo. Okay. Poi abbiamo il polpetto di capriolo marinato nello yogurt, cotto al vapore di fieno e con questa centrifuga di rape. Ma perché marinato nello yogurt? Perché gli crea questa morbidezza particolare, un aroma da questa acidità, prende l'acidità dello yogurt. E cosa fai? Lo pulisci tutto? Poi l'abbiamo praticamente passato in un brodo di fieno freddo per togliere lo yogurt, e cotto nel brodo di fieno a vapore, okay, e ripassato in un burro chiarificato con erbe aromatiche. Io però una volta lo posso vedere questo fieno cucinato? Sì, adesso te lo faccio. Poi in Tabadia si sente sempre fieno, cotto nel fieno. Eccolo qua, passa la padella. Oh, questo è il famoso fieno. Oh, che buono. Ti giuro, questo è un profumo, cioè se ci esistesse una crema, un profumo così. Puoi fare la zuppa con questo. Che droga, ragazzi. No, veramente. Sì? E di spicocchi. Oh, come si dice, dulcis in fundo, findus. Cosa stai preparando? Stiamo preparando una Linzertorte rivisitata. Sì, perché noi abbiamo presente la Linzertorte che è totalmente diversa, sì, no? Una crostata con i mirtilli rossi e le mandorle. Quella abbiamo rivisitata facendo un biscotto, un Baumkuchen sotto, una mousse al gusto di Linzer, un pralinato di nocciole e mandorle e una gelatina sopra. E a parte abbiamo messo il sorbetto di cassis. Scusa, cos'è che hai detto sotto? C'è la base di? Baumkuchen, sarebbe un biscotto fatto con il marzapane e mandorle. In pratica viene cotto sotto la salamandra e si cuoce solo sopra. Cos'è la salamandra? Un forno che cuoce da sopra, no? E viene fatto a strati molto sottili e viene come un, diciamo, un mantello di tronco. E si mangia anche la molla, vero? Si mangia anche la molla, sì, perché è di zucchero. Che meraviglia. Ti bello, questo me lo mangio con te, eh? Ce lo godiamo assieme. Che lei?
Dopo ce lo spiego al cuoco perché è un po' complicato da spiegare. Questo però non si mangia. Sì, è zucchero. È zucchero? Sì. My lover stands on golden sands and watches the ships. Tu comunque mangi spesso, io ti conosco da anni, mangi spesso. Poco, ma, poco ma spesso. No, tu mangi tanto spesso. Sto anche lievitando. No, ma sei sempre bello. Qual è il rapporto tra il cibo e il sesso, secondo te? Diffidare delle donne che mangiano poco e piluccano a tavola. Quelle che mangiano macrobiotico. E prenderò un'insalata. Tu ci esci la prima volta. Prendo un'insalatina, grazie, avanti la prossima. Questo è il tuo, è uno dei tuoi tester. No, insomma. Per festeggiare degnamente, Stefan vuole aprire una gran bottiglia di bollicine con la sciabola. Mi fa provare. Vado. Ma ho scarso successo. Ciao. Never again I'll go sailing. Riepiloghiamo la ricetta di Youchef. La cotoletta tradizionale, secondo Norbert Niederkofler. Battete le fette di carne di vitello fino a che diventano sottili. Impanatele con farina, uova e pane grattugiato. Cuocete le fette in padella con del burro chiarificato. Il burro chiarificato è la parte grassa del burro tolta l'acqua e le proteine. Lo potete facilmente trovare in qualsiasi supermercato. Se volete una cottura uniforme, dovete usare un cucchiaio per irrorare sempre la carne con il burro. Fate diventare la cotoletta bella croccante. Tiratela fuori dalla padella e fatela asciugare aiutandovi con della carta assorbente. Per una cotoletta da chef, salate la carne solo alla fine, così non diventa stopposa e asciutta. Se volete, aggiungete spicchi di patate cotti in padella e profumati con rosmarino.